Ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo in compagnia di Marco Rizzo, avvocato e socio dello studio GT & Partner, al quale do il benvenuto come ospite di questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Ecco, oggi parleremo di tutela del credito bancario, guardando in particolare agli effetti su banche e consumatori delle ultime novità in materia di orientamenti giurisprudenziali che riguardano il contenzioso bancario. Ecco, ricordiamo che l'avvocato Rizzo è un litigator che ha un'esperienza, direi, ventennale in materia di diritto bancario e finanziario e che si occupa, tra le altre cose, di contenzioso riguardo a responsabilità derivanti da strumenti finanziari, prodotti bancari e assicurativi. Ecco, veniamo alle tematiche, di oggi e ci concentreremo in particolare su due tematiche e il filo comune tra di loro sarà quella appunto della tutela del credito. E anzitutto ci concentreremo su un'ordinanza della Cassazione che riguarda appunto gli interessi di mora e di usura e poi sui requisiti per la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario. Ecco, partiamo dall'ordinanza della Cassazione, io provo a riassumerla in poche parole, ha stabilito che gli interessi convenzionali di mora possono essere qualificati come usurari se superano diciamo una tale soglia prestabilita e che non avviene più il calcolo attraverso la maggiorazione del 2,1% come applicato fino adesso. Ecco, la materia è molto tecnica, per cui io, avvocato, le chiedo di fare un po', insomma, un riassunto di quello che prevede, che ha previsto questa ordinanza e su quali effetti ha appunto su banche e consumatori. Prego. Buonasera di nuovo. Allora, l'ordinanza è un'ordinanza del 30 ottobre del 2018 in cui la Cassazione sostanzialmente ha preso posizione su cosa succede all'interesse convenzionale di mora laddove questo è stato pattuito nel contratto sopra la soglia usura. Forse sopravvalutando o sottovalutando il dato che la soglia usura non è rilevata per gli interessi di mora, ma è rilevata solo per gli interessi corrispettivi. Quindi diamo per scontato, diamo per certo che quasi o la stragrande maggioranza, se non proprio tutti i contratti stipulati negli ultimi anni avranno la mora sopra la soglia usura. Il che vuol dire che il contratto, nel pezzo che riguarda gli interessi di mora, è usuraio o sarebbe usuraio. La Cassazione ha stabilito questo principio, sostanzialmente qualificando l'interesse di mora come unitario rispetto all'interesse corrispettivo. C'è un dibattito dottrinale enorme sottostante, in realtà io per esempio dissento dalla Cassazione, ritengo invece che l'interesse corrispettivo abbia la finalità di riconoscimento della prestazione di denaro, mentre l'interesse di mora abbia natura sostanzialmente risarcitoria. Ecco, la Cassazione con questa ordinanza, cercando di risolvere un buco normativo su cui dopo arriveremo, casomai, cerca di mettere, diciamo, un freno, un tappo, una sistemazione. Cosa succede? In realtà, alla luce di questa ordinanza, apparentemente le banche verrebbero molto penalizzate e i consumatori, forse, dal mio punto di vista sicuramente, verrebbero eccessivamente tutelati, soprattutto quei consumatori che non sono adempienti rispetto alle proprie obbligazioni. Perché le banche intanto si ritrovano in pancia, cioè al libro, una serie di contratti in cui c'è il vulnus dell'usura e c'è un vulnus ab origine. E in generale si trovano al libro dei crediti che sono virtuali perché hanno un credito per interessi di mora che però non possono eseguire perché il sottostante è una clausola nulla e soprattutto si trovano un problema di impossibile risoluzione perché o si sceglie la strada che io sto cercando di costruire in giudizio, cioè quello di fare adeguare l'interesse di mora usurario al tasso soglia, quindi ipotizziamo che era convenuto un tasso di mora, facciamo un esempio per cercare di spiegare meglio, un tasso di mora convenzionale dell'8%, mentre in quel trimestre, cioè nel trimestre in cui è stato pattuito questo 8% di mora, il tasso soglia fosse stato del 6,5%.
La Cassazione dice che la clausola è nulla, ma le conseguenze della nullità della clausola vuol dire che la banca non può chiedere interessi, cioè zero. Mentre bisognerebbe quantomeno cercare di far passare il concetto che va bene, anche se non riteniamo sia corretto, a non andare sopra soglia, ma quantomeno chiedere la soglia. Quindi vuol dire che la banca potrebbe chiedere almeno il 6,5%. Tutto questo schema però è da costruire, perché va, come dire, smontata questa ordinanza che in linea di principio dice una cosa che secondo noi e secondo anche altri esperti, diciamo, del mercato e del settore non è proprio corretta, proprio alla luce del nostro ordinamento. E si possono anche quantificare, diciamo, anche il numero, no, di contratti che potrebbero essere a rischio? Milioni, perché si parla di tutto il credito al consumo, cioè qualsiasi consumatore che con un finanziamento tramite cessione del quinto o con un finanziamento personale ha comprato una macchina, una cucina, un computer, un palmare, non parliamo delle case ovviamente, ma una barca, un gommone, un motorino, tutti i finanziamenti di natura personale hanno, che chiaramente stiamo parlando della mora, quindi stiamo parlando di quei contratti in cui c'è un inadempimento, quindi in cui il consumatore non paga o paga in ritardo una o più rate, in cui la banca avrebbe diritto di ottenere questo risarcimento, perché la mora alla fine non è il prezzo del denaro, perché il prezzo del denaro è l'interesse corrispettivo, la controprestazione di quando si presta denaro è l'interesse corrispettivo, ma la mora è un'altra cosa, la mora è un risarcimento che l'affidato, il soggetto finanziato dà a chi gli ha prestato il denaro per dei ritardi. Poi che questo risarcimento venga tradotto in un interesse per trasformare questo danno in una, come dire, sanzione pecuniaria, questo però prescinde dalla natura. Mentre la Cassazione, questa ordinanza, in modo secondo me, secondo noi, forse un po' troppo, diciamo, d'impeto, per risolvere un vuoto normativo che c'è, che adesso dico qual è, sostanzialmente accomuna, dice vabbè, ma interessi corrispettivi e interessi di mora hanno sostanzialmente la stessa natura e quindi è corretto, secondo questa ordinanza, che la soglia valga per gli uni e debba valere anche per gli altri. Qual è il problema che vuole risolvere la Cassazione, che però non può risolvere la giurisprudenza ma deve risolvere il legislatore? È esattamente con lo stesso principio con cui il legislatore all'inizio degli anni 90 si è posto la premura di evitare che i tassi corrispettivi pattuiti dalle banche o dagli intermediari fossero troppo onerosi, eccessivamente onerosi, ha voluto mettere un parametro oggettivo, che è la soglia usura. La stessa cosa andrebbe fatta con la mora, perché potrebbe esserci l'intermediario, che io non conosco peraltro, ma potrebbe esserci l'intermediario che chiede come corrispettivo il 2%, quindi entro il tasso soglia, ma di mora chiede il 28%. Allora, per evitare questi fenomeni, il legislatore dovrebbe mettere una soglia anche al tasso mora, ovviamente diversa dal tasso corrispettivo. Questa non c'è, è un problema che ci portiamo avanti da 20 anni. Le giurisprudenze dei tribunali d'Italia hanno risolto in parte, mettendoci una pezza, sempre con un favor del consumatore, il che è giusto che ci sia un favor per il consumatore. Il punto vero è che il rovescio della medaglia è che il sistema bancario e creditizio, al di là dell'essere penalizzato, non ha una regola, perché oggi il problema è che non c'è un presidio. Quindi a questo punto è necessario un intervento legislativo. Ancora più necessario di prima un intervento legislativo, perché l'intervento giurisprudenziale che è stato fatto alla Cassazione, dal mio punto di vista, ha peggiorato ancora le cose. Bene, io passerei ora all'altra tematica che riguarda, è altrettanto tecnica e difficile per me da spiegare, e riguarda appunto i requisiti per la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario. In pratica l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Il problema però si pone nel caso in cui la banca sbagli perizia, giusto? E le chiedo appunto con quali conseguenze. Bene, diciamo, partiamo da una diarchia. In Italia esiste il mutuo fondiario e il mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è quello che tutti noi consumatori facciamo, accentiamo in banca quando compriamo normalmente la prima casa. È un mutuo che ha delle qualità specifiche.
è un mutuo che è molto garantito, in cui il soggetto che eroga il credito è molto garantito, perché c'è l'ipoteca che garantisce la casa, e soprattutto ha delle facilitazioni quando non viene pagato. Nel senso, la dico veloce, ha un'azione esecutiva molto rapida, perché già il contratto è un titolo esecutivo. Quindi la banca che non viene pagata nelle rate di mutuo per un tot di rate di mutuo può eseguire immediatamente questo titolo. In più, tutti i pagamenti fatti all'interno di un mutuo fondiario non cadono in revocatoria. Mentre il mutuo ipotecario tutte queste piccole specifiche che ho fatto non le ha. È un'erogazione di denaro con un immobile, può essere anche un mobile, però diciamo un immobile a garanzia, ma non ha tutti questi ATU. Il legislatore ha concesso questi ATU, ma ha messo un limite. Il limite è volto, nella logica del legislatore, per me è abbastanza palmare la logica del legislatore, è non deteriorare il mondo dei crediti. Quindi il legislatore ha consentito agli intermediari bancari di avere questo mutuo super, chiamiamolo, e quindi di offrire al pubblico questo mutuo super, ma il valore della somma erogata non può superare l'80% del valore dell'immobile posto a garanzia. Cosa succede se la banca sbaglia la perizia? Difficile oggi, dico la verità, perché le banche negli ultimi 10 anni si sono un po' attrezzate per evitare di sbagliare le perizie. È più facile che le perizie siano state sbagliate in passato, ma poco importa dal nostro punto di vista, perché siccome la media di un mutuo è ventennale, che la banca abbia sbagliato la perizia oggi poco conta, perché è un problema che si porta avanti per 20 anni. E quindi cosa succede se oggi le perizie che sono in carico alle banche, che hanno garantito questo loan to value nella cifra massima dell'80%, è sbagliato? La giurisprudenza si è occupata di questa cosa, cioè cosa succede al mutuo fondiario se un elemento essenziale che il legislatore ha stabilito che debba essere essenziale viene meno. Ci sono varie strade. Nel 2013, per fortuna, le cosiddette sentenze gemelle della Corte di Cassazione hanno detto no, il mutuo non è nullo. Il mutuo non è nullo, il mutuo resta in piedi e quindi la garanzia resta in piedi. Però, diciamo che bisogna riportare il loan to value all'80%. La conseguenza qual è stata? Che una serie di tribunali italiani hanno detto il mutuo va bene, però nella parte che eccede quell'80% la garanzia viene meno e il mutuo non è più ipotecario ma chirografario, quindi non è più garantito. Quindi perde i vantaggi. Alcuni altri tribunali invece hanno detto una roba enorme, cioè hanno fatto delle pronunce molto impattanti sul sistema del credito, perché hanno detto il mutuo è nullo. Il mutuo è nullo vuol dire che anche la garanzia è nulla. Il che vuol dire, per il consumatore, vuol dire che il consumatore deve ridare tutto il capitale erogato subito alla banca, il che vuol dire avere un problema per i consumatori. Però attenzione, vuol dire anche che la banca non può aggredire l'immobile. Quindi se i consumatori non hanno altri beni oltre l'immobile oggetto di acquisto di casa, la banca sostanzialmente non ha niente. Quindi il credito passa immediatamente da essere privilegiato a essere chirografario. Adesso, negli ultimi anni, sicuramente tutti quelli che ci stanno ascoltando hanno sentito parlare di NPLs, OTP, di crediti deteriorati e di vendita in blocco di crediti deteriorati. Ecco, cambia la notte al giorno vendere un credito al chirografo e vendere un credito garantito. Quindi questo pezzo delle pronunce delle dei tribunali italiani che dicevano che il mutuo era tutto nullo era molto grave. La Cassazione è intervenuta recentemente, si fa per dire recentemente nel 2017, e ha totalmente ribaltato quello che le famose sentenze gemelle del 2013 avevano detto, cioè che il mutuo restava in piedi. La Corte nel 2017 ha detto no, questo è un contratto in frode alla legge, quindi viola la norma imperativa, e violando la norma imperativa è nullo, perché qualifica quell'80% come norma imperativa. Io, per esempio, invece ritengo che quell'80% è esattamente in linea, nel solco delle sentenze del 2013, sia un presidio posto dalle banche. Cioè, cosa succede alle banche che non onorano e che non rispettano quell'80%? Vengono multate alla vigilanza. Perché? Perché è un presidio della patrimonializzazione della banca e quindi della tenuta del mercato. Ma non devo andare a colpire il singolo contratto. Mentre la Cassazione del 2017 dice no, è il singolo contratto che è nullo, perché è la violazione di una norma imperativa. Questo apre lo scenario
devastante che ho detto prima. La Cassazione del 2017 apre uno spiraglio però e dice almeno che non ci siano tutti gli elementi per trasformare il mutuo ipotecario, cioè il mutuo fondiario, quello che abbiamo definito prima il mutuo super, in un mutuo ipotecario normale, che non ha tutti i pregi che abbiamo detto prima, però il mutuo resta in piedi, la garanzia soprattutto resta in piedi e quindi il credito sottostante resta un credito garantito e non al chirografo. Ci sono degli elementi da rispettare, chiaramente l'elemento della forma scritta del contratto, la volontà delle parti, però sono tutti elementi secondo me abbastanza semplici, nel senso è abbastanza facile dimostrare che sia la banca sia la parte mutuataria volevano quel contratto lì in ogni caso, anche se avessero saputo che non rispettava l'80%, perché l'interesse del consumatore è vedersi finanziato, anzi, vedersi finanziato tutto l'acquisto. Quindi questo è abbastanza semplice. C'è un limite però, soprattutto per il contenzioso in essere, che questa richiesta di trasformazione va fatta tempestivamente. Quindi non appena il consumatore, dall'altra parte del giudizio, sollevi l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del loan to value, o laddove il giudice rilevi la nullità del mutuo per superamento del loan to value, la difesa della banca, la difesa tecnica, quindi gli avvocati che rappresentano le banche in giudizio, debbono subito dire che vogliono la trasformazione. Si badi bene che, dal mio punto di vista, questo è un interesse massimo anche del consumatore, perché il consumatore che non sta facendo, diciamo, leva sul suo inadempimento, perché ogni tanto si incontrano anche quelli, ma il consumatore in buona fede che perde le rate del mutuo perché ha una difficoltà temporanea, poi magari si vuole rimettere, ha tutto l'interesse a non vedersi dichiarato nullo il mutuo, tutto l'interesse. Al contrario di quello che abbiamo detto prima, cioè della clausola per gli interessi di mora nulla, in cui tutti i consumatori faranno valere in giudizio questa eccezione, in realtà è far eccepire la nullità del mutuo per un consumatore è anche molto pericoloso, perché se io ho stipulato un mutuo per un'erogazione di 250.000 euro, ho pagato il primo anno e quindi ho scalato un capitale di, non so, 5.000-8.000 euro, in realtà vuol dire che io devo ridare tutto il capitale erogato alla banca immediatamente. Certo, anche in questo caso di quanti casi più o meno potremmo parlare? Beh, allora, secondo me questi sono molti meno casi. Questi sono molti meno casi. La sezione, questa novità della Cassazione è importante, perché intanto non è un'ordinanza ma è una sentenza. E in più mette in teoria fine a un dibattito giurisprudenziale e dottrinario durato ormai 10 anni, ma è importante perché in questi anni in Italia, un po' per quello che è successo al mercato dei subprime negli Stati Uniti, con tutta la coda che ha avuto in Europa continentale e in Italia, le banche hanno venduto e alcuni intermediari, autorizzati o meno, hanno comprato dei pacchetti di crediti e li hanno comprati sull'assunto che questi crediti fossero garantiti. Se domani si dovesse scoprire che basta il 20% di quel pacchetto di credito non è più assistito a garanzia ma è a chirografo, rispetto ai contratti che sono stati stipulati di cessione dei crediti in blocco, secondo me è molto impattante per il mercato, soprattutto per gli attori che sono stati più attivi in questi ultimi anni, che sono i fondi che hanno comprato UTP o NPLs. Certo, quindi poi immagino anche tutte le ripercussioni in materia appunto anche di contenzioso bancario, ecco. Io, avvocato, la ringrazio molto per essere stato con noi, soprattutto per la chiarezza con cui ha esposto, insomma, questi temi. Grazie a voi, spero di essere stato delicati, chiaro. Assolutamente. E grazie, un saluto ai nostri telespettatori e rimanete con noi.